La sequenza inizierà con Shoulder Bridge. Siamo posizionati supini con le braccia lunghi fianchi, le gambe piegate e piedi larghi, quanto le ginocchia e le ginocchia larghe quanto le anche. Dalla posizione espiriamo, appiattiamo completamente il tratto lombare e ricerchiamo una salita progressiva dell'arachide, fino ad appoggiare solo sulle scapole e sul capo. Inspira e facendo uscire l'aria scendi una vertebra dopo l'altra, ricercando il progressivo appoggio dell'arachide. Prendi l'aria nuovamente e espirando appiattisci la schiena e sali una vertebra dopo l'altra. Nella posizione di bridge mantieni l'allineamento delle ginocchia, delle creste iliache e del busto. Fai uscire l'aria durante la discesa, richiudendo le costole del lato destro verso le costole del lato sinistro. Prendi l'aria dal naso, fai uscire l'aria dalla bocca e risali progressivamente. Ora, nella posizione di bridge, mantieni la stabilità grazie al rinforzo degli addominali e alla muscolatura posteriore delle cosce che ti permette di tenere il controllo del corpo durante il prossimo esercizio. Fai uscire l'aria e sollevi una gamba a 90 gradi, espirando la porti al cielo. Prendi l'aria dal naso e facendo uscire l'aria dalla bocca crei il movimento della bicicletta, portando la gamba verso l'avanti, basso, verso i glutei e di nuovo stendendoli in avanti. Espira durante la fase di discesa ed inspira nella fase ascendente. Inverti il movimento, fai uscire l'aria, fletti la gamba ed espirando continui la risalita, fuori l'aria, ancora fuori l'aria, inspiri nella fase di risalita finale. Ricerca sempre la stabilità del bacino durante il movimento. Controlla che le anche siano allineate sempre, sia nel movimento che nella fase isometrica. Fai uscire l'aria, divarica la gamba e inspira, ritorni in allineamento. Fai uscire l'aria, divarica la gamba e inspira, ritorni in allineamento. Il piede di appoggio e le mani creano un attivo sostegno per il tuo corpo per evitare che dondoli da un lato e dall'altro. Fletti la gamba, espirando appoggi il piede, inspiri, espirando nuovamente riappoggi la colonna vertebrale, vertebra vertebra. Il braccio si solleva e ti posizionerà in decubito laterale. La mano anteriore sostiene il busto, le gambe si distendono. Il palmo inferiore è rivolto verso l'alto. Fai uscire l'aria, porta la tua gamba tesa avanti e inspiri, la porti dietro. Fai uscire l'aria, porti la gamba tesa avanti con il piede a punta e inspiri dietro col piede a martello. Rimani con la gamba tesa avanti, sali verso l'alto con un movimento circolare, ricercando il mantenimento e l'allineamento del bacino durante tutto l'arco di azione del lavoro della gamba. Inverti l'esercizio, espirando sali, proietti avanti la gamba e mantieni, espirando sali, proietti avanti la gamba e mantieni la stabilità. Ricordati che l'ombelico viene sempre risucchiato verso la colonna vertebrale e la colonna vertebrale è distesa e allungata. La gamba rimane tesa avanti, il piede a martello, espirando sollevi e inspiri scendi, sollevi e scendi. Mentre il tallone spinge avanti, l'ischio della gamba che sta lavorando proietta dietro. L'ultima ripetizione, distendi il piede e riporta in linea le gambe. Continua la routine dall'altro lato.